E ricominciamo dalle ultime parole che qui ha fatto cenno il Presidente Giuseppe nel corso del suo intervento. Allora, noi siamo qua perché il progetto si inserisce nell'ambito di un percorso di Agenda 21 locale. Come ha ricordato giustamente Giuseppe, Agenda 21 è un documento che è stato redatto dalle Nazioni Unite nel corso del vertice di Rio de Janeiro del 1992. È un documento in cui è scritto cosa fare, agenda, dal latino cose da fare, per il XXI secolo. In particolar modo, in questo articolato documento, che è articolato, visionario e sicuramente ampiamente condivisibile come molti dei documenti che escono dai convegni delle Nazioni Unite, abbiamo in particolare il capitolo 28 che dice quella cosa che leggete. Dice: ogni autorità locale deve dialogare con i propri cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare infine un'agenda 21 locale. Allora, l'agenda 21 locale, per come è andata configurandosi fino a questo punto, ci tengo a ridirlo proprio perché è importante, siccome comunque alla fine l'agenda 21 locale è fatta dalle persone che ci partecipano, c'è chi la organizza, ma naturalmente chi la organizza deve avere il buon gusto, deve avere il buon senso poi di mettersi in gioco e di lasciare tutto l'ampio spazio invece ai co-decisori, che sono tutti coloro i quali decidono di investire il proprio tempo, la propria competenza, la propria persona, la propria storia personale per arrivare a definire assieme agli altri un percorso per arrivare a questo famoso e fantomatico sviluppo sostenibile. Allora, è un processo partecipato che coinvolge associazioni e enti nella costruzione, quindi condivisa, di politiche sostenibili per il territorio. Io ci tengo sempre, soprattutto anche magari quando mi capita di fare le giornate di formazione parlando di questi processi partecipati, che le persone si possano dimenticare la maggior parte delle cose che io pronuncio, delle cose che io dico nel corso del mio intervento. Ma se volete un'indicazione preventiva su che cosa mantenere, su che cosa trattenere, soprattutto del mio intervento, poi degli altri ognuno sarà sicuramente più interessante, se volete trattenere qualcosa del mio intervento, io vi suggerisco di cominciare a pensare a questo, ossia ricordatevi che il fine è sicuramente lo sviluppo sostenibile, perché ciascuno di tutti quei soggetti lì di sopra, associazioni, enti, imprese, abitanti, ciascuno di loro ha in mente il proprio modello di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è quel tipo di sviluppo che permette di utilizzare le fonti non rinnovabili a un tasso tale da permettere alle fonti rinnovabili di rinnovarsi e via. Abbiamo tutta una serie di definizioni, molte delle quali ampiamente condivisibili. Ma il fatto è che non c'è Agenda 21 se oltre al fine, che è lo sviluppo sostenibile, noi non ci arriviamo attraverso i mezzi. Allora, il mezzo principe dell'Agenda 21 è la partecipazione. Non c'è Agenda 21 se non c'è partecipazione e misurabilità delle esperienze e integrazione, che sono due cose che discendono direttamente dalla partecipazione. Allora, l'ingrediente più importante di Agenda 21 è questo mosaico. Siete voi, siamo noi, sono tutti quelli che ci hanno partecipato. Ci sono dentro io, c'è dentro Raul, ma ci siete dentro anche tutti quelli che hanno partecipato nel corso di questi anni. Allora, l'agenda 21 nello specifico è un'agenda 21 locale che è stata attivata, è un esperimento. Allora, io chiaramente non ho il 100% dei dati, non ho il 100% dei riscontri, ma credo che sia abbastanza unico come esperimento di agenda 21 sovracomunale che duri da così tanto tempo. Ci sono state molte agende 21 che sono nate in alcune città sulla spinta, ci sono stati finanziamenti, c'è stato l'entusiasmo, c'è stata la moda, se vogliamo, no? Molte agende 21 che hanno cominciato con un grande sciupio di mezzi, ma si sono andate perdendo, semplicemente sono evaporate per mancanza, se vogliamo, di spinta propulsiva e da parte delle istituzioni e da parte dei partecipanti. Quindi è per questo che io ho esordito dicendo ringrazio i partecipanti e ci aggiungo anche ringrazio comunque alla fine l'illuminazione di tutti i nostri governanti che comunque nel corso degli anni e nel corso dei succedersi anche dei colori politici delle varie amministrazioni hanno comunque mantenuto intatto il valore di questa partecipazione, ossia hanno lasciato un margine di quello che è il proprio potere decisionale a vostra disposizione. E non è una cosa da poco, guardate, insomma, in epoca in cui anche a livello mondiale in molti si arrogano, magari anche non è lei,
tetti, sappiamo quanto siano le polemiche contro i tecnocrati, eccetera, che qui e là decidono dei destini della gente. Addirittura noi qua siamo di fronte ad amministrazioni elette che hanno deciso deliberatamente e per 7 anni consecutivi di lasciare un margine, una percentuale del ventaglio delle loro potestà decisionali, lasciarle nelle mani di chi si reca in questi posti come qui da noi stasera, decide, fa dei percorsi, riflette e propone. Questi sono i comuni e abbiamo un sito internet che può essere visionato. Questo è il percorso fatto finora, tanto per ricordare magari a chi si è inserito soltanto a posteriori, per chi arriva soltanto ora, a chi si è perso qualche pezzo, che non è un percorso che viene dal niente, è stata fatta un'indagine, abbiamo fatto un rapporto di sostenibilità, l'abbiamo condiviso con le amministrazioni, con i cittadini, con il forum, abbiamo fatto dei tavoli di discussione all'interno dei quali tutti i dati che sono provenuti da questa relazione sullo stato dell'ambiente sono stati discussi, analizzati, digeriti, metabolizzati, ed è venuto fuori un piano d'azione che è un po' la Bibbia che ci guida in questi ultimi anni e che è anche il senso dell'iniziativa di questa sera, perché tra i punti che i precedenti incontri del forum ci hanno chiesto di sviluppare ci sono anche quelli che adesso andremo a vedere. Allora, abbiamo scelto giocosamente farci rappresentare da questo quadro. Il quadro è un quadro che conoscerete sicuramente l'autore, perché è Giuseppe Arcimboldo. Il titolo dell'opera, che è del 1590, che è ospitata nel Museo Civico di Cremona, è Ortaggi in una ciotola o l'ortolano. Perché? Perché è un trompe-l'œil, come dicono quelli che hanno studiato. È un'illusione ottica, nel senso che è un quadro che si può girare da una parte e dall'altra. Se voi lo vedete girato da una parte, sono ortaggi in una ciotola. Se voi lo vedete girato dall'altra parte, è una persona, un essere umano, nel senso assume i connotati di qualcuno. Allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che l'uomo è quello che mangia. Secondo questa citazione di questo libro di Enzo Bianchi, il mondo è la sua tavola universale, ma in questa operazione c'è lotta contro ciò che è animalesco e c'è tragitto di cultura, di comunicazione, in vista di una comunione non solo tra gli esseri umani, ma tra l'umanità e il mondo. Adesso andiamo a specificare meglio questi concetti. Intanto il progetto si chiama Tasso, vabbè, poi qualcuno può apprezzare, qualcuno meno, ma l'acrostico è sciolto in questa maniera: territorio, agricoltura, società in una prospettiva sostenibile. Abbiamo avviato questo progetto pluriennale nel maggio di quest'anno con alcuni obiettivi che sono quelli indicati dal piano d'azione, quindi noi ci inseriamo, non è un percorso che viene da niente, ma è un percorso che tenta di concretizzare quelle che sono state le priorità indicate dai precedenti forum, da tutto quel percorso pluriennale che abbiamo visto prima con le freccioline. Quindi promuovere l'agricoltura integrata e biologica, tutelare e promuovere la produzione locale, favorire le colture e gli allevamenti tradizionali, promuovere il consumo critico e il turismo locale sostenibile. Sono tutte belle parole, noi cerchiamo di dar loro una cornice e soprattutto una metodologia che serva a concretizzarle materialmente. Allora, sei quel che mangi è il motto che descrive la necessità che tutti abbiamo di provvedere ad ottenere cibo sano e sapere cosa abbiamo nel piatto e come è arrivato sulla tavola. Allora, sei quello che mangi naturalmente è una cosa che si dice da molto, si comincia a dire dalla filosofia empirista del 600, del 17 secolo, quindi c'è tutta una riflessione all'interno della nostra cultura occidentale che ci porta a riflettere sul rapporto che c'è tra la materialità delle cose e la spiritualità di chi ci si accosta. Allora noi molto più modestamente non vogliamo dare risposte filosofiche, ma vogliamo fare in modo, come è caratteristica comune del nostro percorso di 121 fino adesso, vogliamo semplicemente fare in modo che noi stessi riflettiamo su tutto quello che facciamo. Il percorso di Agenda 21 fino a questo punto è stato, se vogliamo, il grosso tentativo, poi sarete voi a dirci quanto è riuscito o no, di fare acquisire consapevolezza al nostro territorio
dando al nostro territorio gli strumenti per riflettere, ma poi lasciando che fossero le persone del territorio a riflettere senza farsi dare delle verità preconfezionate. Allora qual è il problema? Il problema è che solo una minima parte dell'agricoltura del nostro territorio contribuisce ad alimentare le 50.000 famiglie dell'Est Cino. Allora, sempre interrogandoci sul perché, no? Abbiamo impostato questo, la progettualità di questo percorso in questa maniera, ci siamo chiesti un perché, perché fare questo progetto, ci siamo chiesti cosa discutere, di che cosa trattare, e ci siamo chiesti, naturalmente, la cosa più importante è come farlo, insomma, da dove partiamo, da dove passiamo e dove vogliamo arrivare. Sempre nel perché, nella riflessione che sta a monte della decisione di fare questo percorso, c'è questa riflessione: siamo diventati poco capaci di riconoscere il paesaggio, ma siamo diventati poco capaci di riconoscere qualsiasi cosa. Cioè, io stesso che sono qua a blaterare da qualche parte di ambiente, di ecologia, se mi portate di fuori in un campo e mi dite che pianta è questa, non me lo so dire. Allora, questa cosa, vedete che è già un handicap culturale, nel senso che i nostri nonni, i nostri bisnonni sapevano già dirci i tipi di piante, i tipi di fiori, le loro potenzialità, le loro proprietà curative, le leggende, i racconti che giravano attorno a questa cosa. Noi, probabilmente la maggioranza di noi, al di là delle definizioni generiche di pianta e fiore, non va molto oltre. Naturalmente una cosa che non viene percepita è una cosa che non esiste. Ce lo siamo detti la volta scorsa per chi c'era, ci torneremo sulla mappatura del territorio. Noi dobbiamo salvaguardare il nostro paesaggio. In molti del nostro territorio sono convinti che il paesaggio non esista nel nostro territorio. Io apro una finestra in un casolare in Toscana e dico: che bel paesaggio. Apro una finestra a Corbetta, a Santo Stefano Ticino, e dico: ci sono palazzi. In realtà tutto questo è il portato della nostra cultura, è il portato della nostra storia. Siamo diventati incapaci di riconoscerlo. Torniamo all'argomento cuore della nostra discussione, quelli che, come si dice, probabilmente qualcuno di noi ce l'ha come proverbio, dice che si mangia per vivere, non si vive per mangiare. Allora il cibo non è solamente un semplice carburante, così come la tavola non è una semplice mensola. C'è qualcosa di più in realtà, perché il vivere per mangiare e il mangiare per vivere è una cosa che afferisce soltanto alla nostra soggettività. Ma c'è qualcosa di più, ed è il famoso valore aggiunto dell'Agenda 21. Ci torno perché è veramente fondamentale. Nel cibo, nella produzione agricola, c'è un valore aggiunto, c'è qualcosa di più. È quello che dicevo prima, è lo stesso principio per cui abbiamo perso le leggende, abbiamo perso le proprietà curative, abbiamo perso i soprannomi, i nomi dialettali delle piante, degli animali, dei fiori. Abbiamo perso probabilmente anche quello che è il valore della socialità e dell'impegno di chi ha prodotto e preparato il cibo e della qualità del personaggio nel quale è coltivato. Abbiamo messo questa miniatura da un codice medievale proprio perché secondo noi rende molto bene l'idea, ma non è un caso che in molte delle rappresentazioni storiche, artistiche, letterarie della vita agreste, se vogliamo idealizzata, sappiamo tutti che nel XII, XIII secolo i contadini morivano di fame, tutti e non sempre, altrimenti non avrebbero fatto i contadini, però sicuramente c'è tutto il portato di un percorso culturale che addirittura è riconoscibile ancora ai nostri giorni e che il tentativo che vogliamo fare è quello di non perderlo, anche perché c'è un valore aggiunto. Allora, il valore aggiunto è quello di influire hic et nunc, qui ed ora, sul nostro territorio, sul nostro modo di agire, sul nostro modo di pensare. Allora, che cosa ci stiamo riproponendo con questo progetto? Si parte da questa riflessione e si passa da qua. È necessario cambiare il modo di coltivare la terra, gli stili di vita di chi lavora, di chi distribuisce, di chi acquista i prodotti alimentari e di chi fruisce il futuro del paesaggio nel quale sono coltivati. Allora, il progetto Tasso intende creare una comunità di persone. Abbiamo agricoltori, distributori, consumatori che intendono modificare e riorientare i propri stili di vita. Agricoltori, produttori, distributori, consumatori. All'interno di tutto questo quadro ci sono le istituzioni che insomma sono un po' il trade union, sottendono e raccordano tutti questi elementi. Quindi stiamo parlando di modificare e
orientare nuovamente, modificare e riorientare. Anche questa cosa qua è importante perché è l'obiettivo del progetto, quindi vi chiedo lo sforzo di ricordarvi anche questa assieme allo sviluppo sostenibile e alla partecipazione. Come? Allora, questa è, siamo proprio nel cuore della concettualità del progetto. Poi l'amico Raul spiegherà un po' più nel dettaglio invece quale sarà lo sviluppo materiale, lo sviluppo concreto, che cosa ci aspettiamo dalla partecipazione di questa e delle prossime sere. Noi abbiamo una rete di soggetti, li abbiamo individuati prima, no? Allora, i produttori, i distributori, i consumatori e le istituzioni che raccolgono tutto. Tramite questa rete di soggetti sarà possibile progettare un sistema agroalimentare locale sostenibile, facilitare lo scambio di saperi, conoscenze locali, valorizzando le presenze associative e le aziende del territorio. Adesso la rileggo e ci riflettiamo ancora su questa cosa. Abbiamo messo la rete in fila perché ci piace, chi ha seguito le nostre chiacchierate anche in azienda, più periodi, si ricorda che uno degli esempi che avevamo fatto era un brano di Calvino che nelle città invisibili parlava della città ragnatela. La città ragnatela, nell'immaginaria concezione, nell'immaginario racconto di Italo Calvino, era una città sospesa nel vuoto e abbarbicata soltanto da una ragnatela. Nessuno poteva togliere dei fili perché naturalmente il singolo filo sosteneva tutti gli altri, quindi spostando un filo si muovono anche tutti gli altri. Allora l'idea, la metafora, un po' di metafora, quello che vogliamo rappresentare è questo, ossia l'idea che nel sistema agroalimentare, agricolo alimentare, passiamo sempre dalla produzione al consumo finale, è possibile ricondurre tutto ad un sistema, cioè quindi un insieme di soggetti, di momenti connessi tra di loro. E quali sono i momenti e i modi della connessione? Lo scambio di saperi e di conoscenze locali e la valorizzazione delle presenze associative e delle aziende del territorio. Allora, che cos'è un sistema agroalimentare locale? Questa foto l'abbiamo messa perché ci divertiva. Teoricamente il sistema agroalimentare locale potrebbe essere questo: il contadino signor Rossi che coltiva la terra e il signor Bianchi che abita nel palazzo lì di fronte che compra i prodotti della terra. Il signor Bianchi, lo sappiamo tutti benissimo perché siamo tutti noi, il signor Bianchi non va lì a comprare. Il signor Bianchi va a un supermercato a comprare alcuni prodotti che vengono da un'azienda agricola dell'Umbria o della Calabria o della Danimarca, tutte limitosissime, fanno tanti chilometri. Naturalmente il contadino signor Rossi andrà a vendere le sue cose al consorzio alimentare, il quale le smisterà a Milano, il quale lo porterà in una fabbrica di lavorazione dell'Emilia Romagna, la quale a sua volta la distribuirà in un supermercato di Roma. Allora l'idea è che noi ce l'abbiamo qua davanti, vediamo, nessuno di noi vuole tornare al Medioevo perché tanti passi in avanti sono stati fatti, ma concettualmente almeno una riflessione è necessaria. Allora, la riflessione non la facciamo noi, non la facciamo noi da questa parte del tavolo, la facciamo noi inteso come tutti i presenti di questa sala e auspicabilmente, come buon esempio, anche quelli che verranno nei prossimi tavoli. Pensavamo di articolare concretamente il progetto su 2 anni con queste 3 azioni. Adesso Raul, se andiamo avanti, io ci passo sopra velocissimamente, poi Raul ve le illustra più nel dettaglio e spiega anche quale sarà poi il programma del resto della serata. Allora, abbiamo pensato 3 azioni. Un'azione iniziale, mappare il territorio. Abbiamo già dato mostra di quale possa essere il percorso fatto nel mappare il territorio. Bene o male credo che quasi tutti o molti di voi sappiano che è stata fatta la mappa del territorio. Non è una mappa che voleva essere una guida turistica, una mappa geografica, è una mappa che è consistita nel raccogliere delle persone attorno dei tavoli chiedendo loro di riflettere sul merito del patrimonio materiale e immateriale dell'FC. Patrimonio materiale sono le chiese, i monasteri, i fontanili, le marcite, eccetera. Il patrimonio immateriale sono i saperi, i proverbi, le ricette, le conoscenze e soprattutto la soggettività con cui ciascuno di noi vive il territorio, che è
il valore principale. Allora, quindi, torniamo a fare una mappatura del territorio partecipata, in questo caso particolarmente orientata all'argomento filiera agroalimentare che ci interessa. Ci confrontiamo, ossia attraverso una fase di progettazione partecipata di confronto tra attori locali, per progettare assieme questo sistema agroalimentare locale e poi nel seguito della serata vediamo bene come ci confrontiamo, e ci industriamo, ossia riorientiamo i nostri stili di vita, nel senso che potenziamo le buone pratiche esistenti, ne sperimentiamo di nuove, valorizziamo le potenzialità inespresse individuate nel corso delle azioni precedenti, disseminando. Eccolo qua il senso finale del progetto. Questo è il punto di arrivo del nostro complesso labirinto. Vuol dire che ci siamo interrogati su punto di partenza, le criticità, cosa c'è che non va, cosa possiamo fare, cosa si sta perdendo, cosa dobbiamo conservare, cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo introdurre. Quindi le abbiamo individuate le potenzialità, abbiamo raccolto le buone pratiche, questa è un'operazione di rete che forse è la più antica dell'agenda 21 del Ticino, chi di voi ci segue da tanti anni sa che effettivamente noi periodicamente tentiamo di fare l'appunto di raccordo delle amministrazioni comunali raccogliendo tutte le cosiddette, tra virgolette, buone pratiche che sono in essere, che non è la lavagna con su scritto buoni e cattivi, è semplicemente un tentativo di fungere da effetto moltiplicatore di quello che di buono è stato fatto. Se tu fai una cosa buona e io non lo vengo a sapere, per carità, tu hai fatto una cosa buona, l'hai fatta per te, quindi come imperativo assoluto di kantiana memoria va benissimo. Magari se poi lo vengo a sapere anch'io ti imito, siccome non c'è il diritto d'autore su un'azione buona, su un'azione che comunque sviluppa meglio il nostro territorio, allora è chiaro che se siamo in due a farla è meglio che se la facessi in uno, poi chiaramente a mia volta io vengo visto da qualcun altro e via andare. Questa che cos'è se non una disseminazione, con questa metafora ripresa non a caso all'agricoltura, dei risultati del progetto? Andiamo pure oltre, vabbè, queste sono le azioni, con la tempistica ve le risparmiamo, resta da vedere questa, come partecipare. Quindi, al di là di quello che poi faremo concretamente stasera, ci si può iscrivere alle attività didattiche, si può fornire informazioni sulle buone pratiche sul patrimonio agroalimentare, si partecipa ai forum di discussione e si può diventare partner per realizzare dei progetti di pilota. Vai pure, sì, grazie. Vabbè, niente, il progetto di rete, questi sono un po' tutti i nostri partecipanti, abbiamo i 15 comuni che fanno parte dell'Est Ticino, ci sono partners l'Ecomuseo dell'Est Ticino, la Cooperativa del Sole, ISVAP, e come cofinanziatori abbiamo Fondazione Carico, Real San e Comunità Europea e Unione Europea. Il progetto è coordinato con Forba Ambiente e Fondazione per Leggere. Naturalmente va da sé che si ringraziano tutti quelli che hanno dato idee e soldi, tutti quelli con i quali ci coordiniamo, poi naturalmente adesso non stiamo a descrivere uno per uno, se no facciamo notte e parliamo solo di questo. Avevamo intenzione soltanto di fare un accenno rapido a quella che è la rete Real Sun, sulla quale poi tra l'altro trovate notizie più approfondite, soprattutto sul sito del Comune di Milano, seguendo quel percorso. Poi tra l'altro queste slide le trovate anche, le troverete a partire dalla settimana prossima anche sul sito dell'Agenda 21, quindi non vi mancheranno i riferimenti. È una rete che ha già provato a fare su scala diversa un progetto relativo alla sicurezza agroalimentare, sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, operando soprattutto all'estero, in Meso e Sud America, eccetera. Quindi insomma noi siamo assolutamente contenti, orgogliosi di avere una partnership, un cofinanziamento di Real Sun. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola all'amico Raul. Grazie ancora.
possiamo accendere un po' le luci, che magari può giovare, visto che ormai l'orario è almeno quelle in mezzo, no, quelle dietro no, quelle in mezzo, quindi magari giova un attimino alla platea, Io cercherò brevemente di spiegarvi un attimino i passi che abbiamo compiuto fino ad oggi. Non è un progetto che inizia oggi, l'abbiamo presentato